Buonasera ai nostri telespettatori, ben ritrovati all'appuntamento con Il Fatto. Anche questa sera, naturalmente, nel mirino c'è la data del 10 marzo, elezioni regionali in Abruzzo che si colorano sempre più di una rilevanza nazionale, anche alla luce di quanto avvenuto in Sardegna lo scorso fine settimana. Sono tanti i riflettori anche accesi dalla politica nazionale sulla nostra regione e sull'orientamento che gli abruzzesi esprimeranno nelle urne. Il 10 di marzo. Ospite nei nostri studi il leader dei Verdi e esponente di spicco della coalizione Alleanza Verdi Sinistra, Angelo Bonelli. Buonasera, Bonelli. Buonasera, grazie dell'invito. Lei è presente in Abruzzo non dalla campagna elettorale, ma è venuto più volte in queste settimane, in questi mesi, anche per seguire, e l'ha fatto da Montecitorio, anche con numerose interrogazioni, alcune vicende legate alle situazioni di tutela del nostro territorio, del nostro ambiente. Nello specifico, lei ha iniziato il suo tour della settimana cruciale della campagna elettorale proprio dalla riserva del Borsacchio a Roseto degli Abruzzi. Perché questa scelta emblematica, Bonelli? È emblematica ma sostanziale perché nel favore delle tenebre di questo si è trattato. Alla fine di dicembre scorso un gruppo di consiglieri di maggioranza ha deciso con un emendamento di tagliare 1.100 ettari di parco, un fatto incredibile, inaccettabile, che nasconde evidentemente mire speculative, e su questo bisogna opporsi. Io proprio, e do una notizia in questa trasmissione, proprio l'altro ieri ho provveduto a diffidare il Ministero dell'Ambiente perché la procedura che la Regione Abruzzo ha adottato per tagliare i 1.100 ettari di parco viola la legge quadro nazionale sui parchi, ovvero le procedure di coinvolgimento dei comuni, perché le istituzioni locali sono contrarie a questo taglio, e quindi il Ministero non può che proporre la bocciatura di questa legge. La domanda è che non l'ha fatto, la domanda a questa risposta, affermazione, non l'ha fatto sino ad oggi perché ci sono le elezioni regionali e quindi da questo punto di vista si vuole evitare di dare questa brutta notizia a chi ha proposto quel taglio, e questa è una bella notizia invece a chi ha a cuore la tutela dell'ambiente. Voglio dire però a tutti i cittadini e le cittadine che su questa vicenda noi non molleremo e alla fine vinceremo perché quel taglio è totalmente illegittimo. Accadrà quindi, a suo avviso, così come è già avvenuto per la riperimetrazione della riserva regionale Sirente, del parco regionale Sirente Velino, in cui appunto ci fu anche un intervento poi in sede di incostituzionalità della Corte Costituzionale su quel provvedimento. Assolutamente sì, quello che è accaduto deve far riflettere una cosa, lo voglio dire con molta chiarezza, i consiglieri regionali di maggioranza non sono padroni del territorio, devono rispettare le leggi, e quando si fa un'operazione di questo genere, che in una notte si tagliano 1.100 ettari di parco, se ne deve assumere la responsabilità. E su questo, ripeto, noi andremo avanti in maniera molto determinata. Abbiamo costituito già nel nostro ufficio legale, abbiamo messo al lavoro avvocati per affrontare il tema e abbiamo, come dicevo prima, prodotto questa diffida che non potrà non portare al respingimento di questa norma perché viola la legge quadro nazionale. Il punto però è che io chiedo: perché lo avete fatto? Perché avete deciso di tagliare in una notte 1.100 ettari di parco? Questa è una domanda che pone seri interrogativi e anche per quanto ci riguarda sono pure abbastanza inquietanti. Che cosa insegna questa vicenda in una regione che è quella che ha la più ampia superficie di parchi nazionali d'Italia? Ma insegna che c'è un pezzo di politica che oggi vede l'ambiente come un nemico, nonostante la crisi climatica sia un problema. Mentre stiamo parlando, l'Italia è divisa in due: nel nord ci sono alluvioni, straripamenti di fiumi, nel sud è stato dichiarato lo stato di calamità naturale per la siccità. In Sicilia, per esempio, non c'è più erba dove far pascolare gli animali sono sotto stress, non producono latte, e quindi molte aziende agricole stanno in una situazione veramente drammatica. Ecco, di fronte a una crisi climatica, di fronte alla necessità, di tutelare l'ambiente, c'è un pezzo di politica che in questa regione è rappresentata da
dalla destra, che pensa che l'ambiente invece sia un problema e bisogna sbarazzarsene. Ecco, questa è una visione differente che bisogna assolutamente contrastare. Ecco, ma qual è l'approccio della coalizione del Campolargo, del Patto per l'Abruzzo e in particolare del candidato presidente Marco Marsilio, sul quale voi avete subito mostrato una direi anche entusiasta convergenza? Ma la nostra prospettiva è una prospettiva ovviamente di rilanciare l'economia, creare lavoro in questa regione che, come diceva lei, è una regione verde, la regione più verde, insomma, però che ha delle potenzialità importanti dal punto di vista dell'agricoltura, delle sue tipicità, però c'è un problema molto serio che questa giunta regionale Marsilio non ha affrontato, ovvero il tema ad esempio dei collegamenti infrastrutturali ferroviari. È un'odissea arrivare da Roma a Pescara o a Chieti. Le posso dire che io, che sono arrivato dal Trentino, forse arrivavo prima dal Trentino che da Roma. Quindi quando è che cominciamo a pensare che i lavoratori, lavoratrici, studenti o chi vuole venire dalla capitale in questa bellissima regione possa avere dei collegamenti degni di questo nome? Ecco, mancano questi investimenti, si pensa ad altro, e questo è quello che ci preoccupa. Ieri io stavo ad esempio a Bomba, nel comune di Bomba, dove c'è una grande mobilitazione, ero insieme al candidato presidente Luciano D'Amico, dove c'è una grande mobilitazione perché si vorrebbe consentire l'estrazione del gas dal lago di Bomba. Ecco, francamente troviamo questa una scelta inaccettabile, come troviamo inaccettabile il silenzio del presidente della giunta regionale Marsilio. Bisogna tutelare gli interessi di una comunità ed evitare che multinazionali straniere, come quella che vuole prendere il gas da Bomba, piccole quantità, rischino di veramente di fare il mordi e fuggi e di lasciare disastri ambientali e sociali dopo che si sono presi i loro profitti. Ecco, questa non va bene. Il territorio dell'Abruzzo non può essere un territorio di conquista. Ma per la Pescara-Roma, ieri il ministro Salvini, proprio qui in Abruzzo, ha confermato che ci sarà il progetto e ci saranno anche i finanziamenti, nonostante siano stati stralciati dal PNRR. A suo avviso è un'opera fattibile, ma è un'opera che si realizzerà compatibilmente anche con alcune problematiche, penso tra tutti alla zona del Morrone, dove potrebbe esserci anche un ulteriore traforo. Ma guardi, il ministro Salvini intanto deve dire al sud, a tante regioni del sud, la ragione per la quale ha sottratto 14,6 miliardi di euro a realizzare un'opera inutile come il ponte sullo stretto di Messina, quando abbiamo dei ritardi infrastrutturali ferroviari drammatici. Quello che dice il ministro Salvini sono solo, diciamo, parole al vento di propaganda elettorale, perché non ha i soldi. Lui praticamente con questa scelta di finanziare il ponte sullo stretto di Messina con procedure assolutamente diciamo discutibili, che riconsegna un appalto vecchio di 12 anni fa, gli stessi che poi se lo sono visti raddoppiare in termini di quantità, ha sottratto le risorse sugli investimenti ferroviari e sul trasporto pubblico di questo paese. Quindi se viene in Abruzzo Salvini a dire questa cosa, sappiate che sta prendendo in giro i cittadini e le cittadine dell'Abruzzo. Allora, andiamo sulla Sardegna, perché insomma questo è peraltro anche il primo banco di prova di una coalizione che in Abruzzo è ancora più ampia di quella sarda. Intanto per Alleanza Verdi Sinistra un risultato davvero straordinario. Io seguivo la diretta di Mentana in cui arrivò quel suo famoso messaggino, in cui effettivamente poi ci si rese conto dell'ottimo impatto che ha avuto questa esperienza elettorale. Ecco, come sta procedendo anche in Abruzzo intanto questo cantiere assieme alla sinistra italiana? Ma noi abbiamo fatto e costruito un progetto politico che è Alleanza Verdi e Sinistra, che unisce due culture politiche importanti, quella dell'ecologismo che fa riferimento ai Verdi europei e quella della sinistra italiana. Ecco, sono due elementi che ci consentono di coniugare giustizia sociale e giustizia ambientale. In Sardegna abbiamo ottenuto uno straordinario risultato, devo dire che se ne è un po' parlato poco. Abbiamo preso due punti in meno del Movimento 5 Stelle, abbiamo preso il 5
5% di fatto, e quindi è un risultato estremamente importante. Vogliamo utilizzare questo risultato non solo per andare a governare la Sardegna con ben 4 consiglieri regionali che abbiamo eletto, ma anche per costruire quei ponti di unione nell'alternativa che vogliamo costruire alla destra di questo paese, e vogliamo, come dire, e siamo fondamentali per costruire questa alternativa. In Abruzzo vogliamo raggiungere un analogo obiettivo, siamo presenti in maniera massiccia sul territorio, i nostri candidati e le nostre candidate sono autorevoli, sindaci, ex sindaci, esponenti di associazioni del mondo produttivo, dei giovani. Ecco, noi pensiamo di ottenere come Alleanza Verdi Sinistra un buon risultato, ma siamo anche convinti che ci sarà anche in Abruzzo una possibilità di giocarsi la partita fino all'ultimo, come è avvenuto in Sardegna. Bonelli, cosa ha insegnato il voto sardo alla coalizione di centrodestra e a quella del campo largo centrosinistra, più Calenda e Renzi, che qui sono alleati per D'Amico? Ma innanzitutto io parlo dal mio punto di vista, perché ciò che ha insegnato al centrodestra non saprei, dovrei chiederlo a loro. Io dico che dal mio punto di vista ha insegnato a noi che uniti si vince, che bisogna lasciare alle spalle, diciamo, gli egoismi e i personalismi, quei personalismi che hanno consentito alle elezioni politiche del 2022 di far vincere Giorgia Meloni pur non avendo una maggioranza nel paese. Questo errore non può essere più riproposto e bisogna costruire una comune base programmatica, come è stata fatta in Sardegna, come è stata fatta qui in Abruzzo, e se sul programma ci ritroviamo dobbiamo costruire quindi l'alternativa a partire da subito dopo le elezioni europee, dove noi siamo convinti che come Alleanza Verdi e Sinistra otterremo un grande risultato. Proprio oggi Mimmo Lucano, l'ex sindaco di Riace, ha annunciato che si candiderà con noi alle europee con Alleanza Verdi e Sinistra. Allora, per farle parlare della maggioranza e del governo, cambio un po' il tiro della domanda. Cosa dovranno aspettarsi gli abruzzesi in questa ultima settimana di campagna elettorale, questi ultimi 10 giorni di campagna elettorale, in cui inevitabilmente e sempre più comprensibilmente la partita anche politica degli equilibri nazionali è nell'Abruzzo che si gioca? Ma io penso che accadrà più o meno quello che è accaduto in Sardegna, ovvero una forte polarizzazione e concentrazione sulla figura della Premier che verrà qui a fare campagna elettorale. In questi giorni, girando per l'Abruzzo, ho visto molti cartelli elettorali di esponenti della destra che non parlavano di se stessi, dicevano da anni e da sempre, da subito, al fianco di Giorgia Meloni. Ecco, questa modalità di fare campagna elettorale indica che c'è poca personalità, poche cose da dire, si rifanno molto alla Premier, e penso che questo rischia di essere un boomerang come lo è stato in Sardegna. Questo è un governo che oltre alla capacità di far propaganda, perché ovviamente col servizio pubblico c'è una capacità di gestione dell'informazione molto molto attenta verso le esigenze del governo, però insomma guardiamo quello che sta accadendo. Abbiamo le grandi società energetiche in Italia che hanno fatto extra profitti in 2 anni e mezzo per 70 miliardi di euro, le banche che hanno fatto extra profitti solo nel 2023 per 43 miliardi di euro. Quelli sono soldi di cittadini e cittadine italiane, pensionati, o che con i rati dei mutui che sono aumentati, o con le bollette che continuano ad essere alte, su cui questo governo ha rinunciato di prendere il giusto da questi extra profitti per ridistribuirli a chi e veramente ne ha più bisogno. Io penso che i nodi stanno venendo al pettine di una destra che non sta guardando all'interesse pubblico e sta difendendo gli interessi forti di questo paese. Bonelli, l'ultimo minuto per dire invece ai nostri telespettatori cosa farete voi in questi ultimi 10 giorni, soprattutto per convincere quelli che i sondaggi adesso non sono più mostrabili e non si possono più esibire, ma insomma quelli fino a quando è stato possibile hanno rappresentato come una vasta marea di indecisi o di sfiduciati dalla politica. La ringrazio della domanda. Cosa faremo? Continueremo a girare tutto l'Abruzzo insieme ai nostri candidati e candidate,
non per parlare delle questioni nazionali, certamente risponderemo se queste domande ci verranno rivolte, ma per parlare dell'Abruzzo, di una sanità che sta in ginocchio, delle questioni delle ferrovie, del tema dell'ambiente, dello spopolamento delle aree interne. L'Abruzzo è una regione bellissima con questi piccoli comuni che però, cominciando ad perdere presidi importanti, chiusura dei complessi scolastici, chiusura degli uffici postali, la guardia medica che non c'è più, man mano i giovani vanno via, invece noi dobbiamo fare investimenti perché le aree interne, difendere questi piccoli comuni, difendere anche diciamo chi cura il territorio è una partita molto importante per difendere anche non solo l'identità e la storia dell'Abruzzo, ma per difendere un'economia di questo luogo. In sintesi, noi parleremo dei problemi dell'Abruzzo, delle nostre proposte e non delle beghe nazionali che, come la Sardegna ha dimostrato, poi diventano un boomerang. Grazie Angelo Bonelli, grazie a voi, e buona grazie. Serata a lei e ai nostri telespettatori. Arrivederci.